mentre intorno un sottile velo di polvere ha coperto tavoli e computer, sulla scrivania di comando, accanto al telefono, è rimasto un biglietto da visita. Abele Lanzanova, amministratore delegato. In un'altra stanza, una stampa appesa al muro vicino al ritratto del fondatore Faravelli riporta alla prima metà del Novecento, quando gran parte dei moderni capannoni non esisteva ancora e nella cantina arrivava persino un binario speciale della ferrovia. Altre foto ricordano i fasti più recenti, di quando non c'era una gara sportiva in Italia o una trasmissione televisiva in cui non si brindasse con una bottiglia alla versa. Acqua, anzi vino, passato. Più in là, oltre le moderne linee di imbottigliamento, due piani sottoterra, c'è lo scrigno che racchiude il tesoro della cantina, il caveau del metodo classico. Secondo le stime della curatela fallimentare, sono quasi 1 milione di bottiglie, tutte ancora in lavorazione. Un tesoro che, verifiche tecniche permettendo, da solo potrebbe valere più dei 4 milioni erotti che il tribunale chiede per la vendita di tutto il complesso. Ancora più in là, sotto il primo nucleo della cantina, la bottaia e infine nel piazzale deserto dove un tempo a fine estate era un continuo via vai di rimorchi colmi d'uva, il reparto pigiatura e gli ultimi moderni impianti realizzati anche grazie a copiosi finanziamenti pubblici regionali ed europei. A Montescano, la curatela fallimentare ha tenuto aperto il Wine Point della Versa, dove continua una lunga stagione di saldi, nell'attesa, destinata ormai a durare ancora poco, che la nuova proprietà riporti in alto un marchio che ha davvero fatto la storia.